Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 su Yo-Kai Watch 3. Oggi, sfida contro il boss Flaudemone. Cominciamo subitissimo l'episodio andando al museo del laghetto Zucca. Dobbiamo cercare Danny, però dobbiamo prima parlare con Professor So per vedere appunto se l'ha visto. Eccolo qua, che ci dici? Professor So, per caso hai visto Danny? Danny, e chi sarebbe? Oh, è mio fratellino pestifero, ha 5 anni. Beh, sono stato qui al museo per tutto il giorno, ma non l'ho visto. Se l'avessi visto me lo ricorderei, a Professor So non sfugge niente. Non l'hai proprio visto, e ora? Direi che faremmo meglio a cercarlo tutti insieme. Tutti insieme? Ti sei scordata dell'app che ti ho regalato? Ah, già, Kainet. Right, pubblico subito un messaggio per chiedere aiuto agli altri. Grazie, professor So. Non c'è di che. Cominciamo a cercarlo mentre aspettiamo che ci rispondano. Non ti viene in mente qualche altro posto dove potrebbe essere andato? Fammi pensare. Giove e Saturno ci hanno già risposto su Kainet. Geniale, il potere di social network è grande. Che dicono? Usa il piano emergency. Avete visto un ragazzino chiamato Danny? È sparito a Valdoro. L'ho visto, hashtag l'ho visto. Diceva qualcosa su un flauto? Beh, un flauto. Sì. È un messaggio firmato il maestro. Che si tratta dell'insegnante di Danny all'asilo, piccoli boccioli? Cioè, quello va all'asilo, però già è un saputello. L'asilo si trova di fianco alla scuola elementare, forse è ancora lì. Come on, andiamo. Ok, Sapion. Quindi, professor So. Anche se in realtà credo che professor So sia rimasto dentro a cavo per tutto il tempo. Non ci credo che va in giro così per il museo. Voglio dire, almeno finché non cambiano le esposizioni, sono sempre quelle, se no. Oh, attenzione. È notte, eh sì. Non mi ricordo se fa notte da solo. Ma penso di sì, perché se no non avrebbe senso la quest che andremo poi a fare ora. Ah, la maestra. Salve. Ciao Luna, che si dice di bello? Per caso Danny è qui? No, non c'è. Non è mica scomparso, vero? Beh, è riuscito a giocare ma non è ancora tornato a casa. Oh cielo. Se lo vedo gli dico di tornare a casa subito. Grazie, sarebbe fantastico. Ah, dove si sarà andato a cacciare quel moccioso? Vorrei tanto saperlo anch'io. Ma adesso non ho davvero di dove cercare. In più si sta facendo tardi. Torniamo a casa. Molto probabilmente è già tornato. Wow, great, c'è un altro messaggio su Kainet. Davvero? Cioè lei parla da sola? C'era un gruppo di ragazzini al negozio tartaruga foto, spariti in un lampo. Tutto qui? Via dal negozio tartaruga foto. Che sia quella banda di marmocchi che gioca con Danny? Well, andiamo a vedere. Ok, quindi adesso, ma più o meno, ok, appena calata la notte, quindi no, non è... Non credo crei problemi il fatto che sia appena calata la notte con il fatto che dobbiamo affrontare Flaudemone. Servirà più avanti l'andare a notte fonda in certi posti, ma lo vedremo poi. Ok, dovrebbe essere qui tartaruga foto, che poi in realtà si ricollega al centro commerciale, no? Sì, quello con le macchine. Dunque, di solito escono da queste parti. Ma non c'è nessuno. Sì? Allora, che si fa? Dunque, una banda di ragazzini che si è eclissata e un misterioso maestro. Molto, molto sospetto. Well, aspettiamo e vediamo che altro ci arriva su Kainet. Continua con Andrea per raccogliere nuovi indizi. Quindi oggi niente Flaudemone. Che bello. E allora cosa... Ok, ok, va bene, calma, calma, calma. Ragioniamo in modo razionale. Non è che va proprio bene, però. Intreccio storia attivato. Ehi, hey Andrea, incredibile, novità sulla rivista Fancy Death. Cosa? Sul serio? Cosa c'è scritto in questo numero? Un attimo, vediamo. Tra gli articoli di questo numero, scoperto il nascondiglio dei geni, Fancy Death. Ma la vuoi smettere? Trova il misterioso ingresso luminoso seguendo la musica a mezzanotte. Vi troverai un genio con un occhio solo? Oh cielo! Se ti spingerai troppo oltre potresti non uscire più dal nascondiglio dei geni.
Mamma, che ansia. Ingresso luminoso, hai detto? Sarà mica un portale bizzarro? Cielo, di sicuro corrisponde alla descrizione. Sarà meglio avvertire la professoressa. Sì. Già. Cos'era quella camera? C'era scritto Death of Jean? Ah, sta qui Paola, pensavo che stesse tipo... Hai trovato niente che rimandi a Portale Bizzarro? È la rivista Fancy Dead. Facciamo così. Vediamo se facendo Portali Bizzarri con lei poi si attiva appunto il collegamento con Luna. Se no, non lo so quando facciamo Flaudemone. Certo, ho sentito delle voci riguardo il nascondiglio dei geni. A volte, passeggiando di notte, si sente della musica provenire da lì dentro. Dicono che seguendo la musica si vedrà apparire un ingresso luminoso. E senza accorgersene ci si ritrova in trappola con un genio con un occhio solo. Che storia! Penso che l'ingresso luminoso abbia a che fare col portale bizzarro. Capisco. Sembra proprio così, in effetti. Ne avevo già sentito parlare e sapevo che valeva la pena investigare. Cosa? Allora perché non hai investigato prima? Perché nessuno aveva menzionato la parte riguardo all'ingresso luminoso, ecco perché. Mi mancava l'informazione principale, perciò grazie Andrea. Giusto. Sembra che le voci siano vere, perciò non perdiamo tempo. Ho saputo che sono stati i pescatori della zona a mettere in giro queste voci. Questa informazione è molto utile per trovare altri indizi. Girano strane voci. Alright, andiamo a parlare con questi pescatori. Bravi, andate. Lo dice come se non fossimo sempre noi a investigare al posto suo. La professoressa Portali è fatta così. Let's go. Andiamo. Qualcun altro che dice andiamo in qualche altra lingua? Attiviamo un po' la navigazione. Perché, vabbè, i pescatori è ovvio. Cozze, vabbè, nulla di importante alla fine. Pescatore, dimmi un po' tutto. Mi scusi, ma sentito parlare del nascondiglio dei geni? Nascondiglio dei geni? Cos'è? Dicono che voi pescatori ne sapete qualcosa. Ah, sì, ho sentito qualcuno che ne parlava. Davvero? Ah, fatemi pensare. Qualcuno è entrato in un nascondiglio? Già, è uscito di corsa, è caduto e si è tutto sporcato. Sporcato il rosso? Perché il rosso? Che problema c'ha? Ero ancora mezzo addormentato, per cui mi sono messo a ridere. È tutto ciò che so. Sono queste le voci di cui avete sentito parlare? Grazie. Esatto, thanks. Figura misteriosa ricoperta di fango? Alright, ora sappiamo che qualcuno è tutto sporco. Già. Fai attenzione a non cadere, Andrea. Se tornassi a casa tutto sporco, tua madre non ne sarebbe felice. Va bene. Whisper, che commenti sono? Whisper fa sempre dei commenti poco opportuni, secondo me. Molto spesso li fa. Dobbiamo andare a cercare qualcuno che è tutto sporco, quindi dobbiamo andare... qui. C'è anche segnato sulla mappa, vediamo un po'. Oppla. Però non è lui. Oh, posso aiutarvi? Volete pescare? Stiamo investigando su un nascondiglio dei geni. Ne ha sentito parlare? Ah, sì, ho sentito delle voci. Ci vuol dire tutto quello che sa? Certo, passeggiando di notte si sente una musica. Se ti avvicini apparirà un ingresso con una luce che proviene dal basso. Dal basso? Questa è nuova. Quindi strana luce dall'ingresso. Ho sentito dire che chi entra non ne può più uscire. Perciò se lo trovate, non entrate. Ok, grazie per le informazioni. Sembra che abbiamo nuovi indizi. Proprio così, ci stiamo avvicinando alla verità. Già. Torniamo dalla professoressa Portaglia. Quindi andiamo da Paola. E ora lei dovrebbe comunque sia... A parte che c'è scritto garage lì in alto sulla mappa. Ed è lì che bisogna andare. Però facciamo le cose per bene e andiamo da Paola. Dov'è? Eccola qui. Paola, abbiamo scoperto delle cose molto interesting. Professoressa Portaglia, abbiamo nuovi indizi. Ottimo, cosa avete scoperto? Allora, 60 minuti. Capisco, allora rivediamo tutti i passaggi chiave uno alla volta. La prima cosa, tutte le voci arrivano dai pescatori a riva del nord. E questo ci dà un'idea di dove cercare. Sono pescatori, perciò lungo la riva del fiume? Ottima idea. Poi hanno detto che chi cade si sporca. Perciò deve esserci del terriccio. Un punto dell'alveo che non sia lastricato. Ci stiamo avvicinando. Infine hanno detto che l'ingresso emette una luce dal basso. Dal basso? Cosa vorrà dire? Fatemi pensare, una porta che si apre dal basso?
Ah, potrebbe essere una serranda? Ma certo! Stavo giusto per dire la stessa cosa. Ragazzi, siete grandi! Ok, riassumiamo. Il nascondiglio dei Gen si trova lungo il fiume, in un punto non lastricato. Deve esserci un edificio con delle serrande. Vi viene in mente qualcosa? Ma per piacere, è impossibile che esista un edificio esattamente così. E invece sì. Eh? Deve esserci un magazzino sulla tua ovest di Riva del Nord. Se si trova dove penso, c'è il terriccio lì vicino. Meglio controllare, via via via. Andiamo a controllare allora. Eccoci qua, siamo sul ponte. Ah, vediamo un po', strumento importante, importante, anello brutto, proprio schifo. Ok, qui non c'è nulla di particolare, mi ricordo che c'era una specie di quest qui vicino, con i pulcini se non sbaglio, forse era su Yo-Kai Watch 2, può essere addirittura. Passato un po' di tempo, quindi potrebbe benissimo essere su Yo-Kai Watch 2. Ok, eccoci qua. Da questa parte, Andrea, veloce, come ha fatto lei ad arrivare prima? La professoressa Portale è davvero scattante. Sarà meglio scattare allora. Doveva essere una battuta? Qui intorno non c'è null'altro? No, piuttosto scialbo, solo alberi, va bene. Questo posto corrisponde a tutti gli indizi. Ragazzi, che emozione! Già, questo potrebbe essere il misterioso nascondiglio dei geni. Allora, volete davvero entrare? Dicono che chi entra non ne può più uscire. Non preoccuparti, se non mi sbaglio, qui dentro dovrebbe nascondersi un portale speciale. Sembra un normalissimo magazzino. E adesso? Non temete, ho un piano segreto. Chiudete gli occhi, la luce potrebbe essere troppo forte. Ok. Via, potere della bizzarria! Potete aprire gli occhi ora? Non ci credo! Ma che diamine! Bingo! È proprio come pensavo. Ora vogliamo entrare? Quindi entriamo sul serio, nel nascondiglio dei geni! Andrà tutto bene, via via via! Via via via! Facciamolo! Entra nello strano capanno. Ok. Perciò questo è il nascondiglio dei geni. Sembra diverso visto là dentro, deve essere un'altra dimensione. È cool, che emozione! Non pensavo esistesse un posto simile, non è fantastico, Andrea? Beh, io ne ho già visitato uno simile. Ok, chi è mo? Signore e signori, avvicinatevi tutti, tranne gli ubriaconi. Perché? È arrivato il momento, benvenuti alla stanza Enigma per l'Acea! Quella era la voce del genio? Me la immaginavo diversa. Quella voce vivace ha davvero riempito la stanza. Stupendo. Sapevo di non sbagliarmi su questo posto. Ce l'abbiamo fatta. Well done, Andrea. Va bene, grazie. Ehi, Andrea. È il momento di ispezionare la stanza. Intende dire che... Non abbiamo ancora finito. Cosa? Quindi... Wakatta. Ci sono! Mistero risolto! Eccolo qua, mistero risolto. Ti prego, ora dimmi che succede quello che penso io. Incredibile! Dimmi che succede. C'è sempre di meglio. Oddio, qua ragazzi, sinceramente non mi interessa nulla dei premi. Vabbè, c'è un bella, al limite. Puoi continuare con la storia. Quindi quello è il nascondiglio dei geni? Sembra interessante. Una stanza sotterranea collegata a un'altra dimensione. Un mistero. Che fortuna aver ricevuto quell'indizio sulla rivista. A proposito di fortuna, da quando sei arrivato siamo andati in cerca di zombie e roba dimensionale. E siamo stati a circo insieme. Non ci si annoia mai con te, eh? Potrei dire lo stesso di te, sei proprio uno spasso. Sono felice, Andrea, perché da oggi siamo migliori amici. Certo, migliori amici per sempre. Whisper non è convinto. Andrea, se inizi a chiamarci alieni, giuro che mi licenzio. Non che sia poi una grande perdita, Whisper. E visto che siamo così amici, posso rivelarti il mio segreto. Quale segreto? Se pensi che nascondere dei geni sia cool, non hai ancora visto niente. Che intendi? Di che segreto stai parlando? Vediamoci dall'orologiaio e lo scoprirai. Ok.
Eccolo! Quindi Flaudemone oggi si farà. Va così, ragazzi. Dovremo ispezionare per bene la zona. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Livello consigliato 43. La stanza enigma per là c'ha tantissimi portali. Raccogli, sperde il portale e prova ad aprire tutte. Questo la faremo comunque sia, ragazzi. Non vi preoccupate. Grazie, cominciamo. Per prima cosa dobbiamo aprire questa porta. Ok, in base alla mia esperienza direi che per aprire questa porta avrei bisogno di 3 sfere del portale. Dovresti averne ottenuta qualcuna dei portali bizzarri. Un attimo che controllo. Ok, torna quando avrai 3 sfere del portale. Ehi Andrea, io direi che se non hai abbastanza sfere del portale dovremmo andare in città a cercare dei portali bizzarri. Il radar dello Yokai Watch è in grado di rilevare portali, tienilo d'occhio. Capito. Perfetto ragazzi, questa secondo me serviranno 100 sfere come in Yokai Watch 2. Probabilmente. Comunque sia, non ho 3 sfere del portale a quanto pare. Ne ho neanche una, mi sembra. Già questa qua ha allestito tutto. Barbecue, stendino, tipo... Ma che è? Bene, andiamo da Luna. Facciamo finalmente Flaudemone. Come ho detto appunto, oggi l'avrei fatto. Quindi anche a costo di fare 2 episodi l'avrei fatto comunque. Ma dato che facciamo il boss oggi, non servono 2 episodi. Perché vorrei fare 2 episodi solo quando davvero non c'è nulla da fare in Yokai Watch. E quindi... Perché quello che vorrei fare io è 2 episodi, però quando appunto l'episodio è davvero davvero noioso, tipo che ci vuole mezz'ora per aumentare il rango Watch e quindi vedo un episodio solo di quello, poi anche lo tagli, però ragazzi, come ho detto, quando ci sarà da potenziare l'orologio lo farò in una certa maniera, non vi faccio vedere tutto perché sennò davvero se ne passano le ore come nulla. Intreccio storia attivato. Toh, guarda qua Luna, abbiamo un nuovo messaggio su Kainet. Finalmente, presto, che dice? A Whisper. Un portale interdimensionale sotterraneo. Chi è che diceva che gli USA sarebbero stati una noia? Tu? Sono più a terra. Che diamine, non ha niente a che fare con Danny. Aspetta un attimo. What? Una stanza sotterranea collegata a un'altra dimensione. Il che significa che si trovano tutti sottoterra, Eureka! Ma che diamine mi blaterando adesso? Non ne sono sicura, ma sento che stavolta siamo sulla strada giusta. A me suona molto campatinaria, te lo dico. Filati per una volta, raggiungiamo l'area sotterranea di Valdoro. Praticamente il centro commerciale di notte. Evito di prendere appunto le strade, i vicoli, perché sennò ragazzi... Ah, però è chiuso già. No, non dirmi che non possiamo entrare. È buio ormai, che diamine ti aspettavi? Ma il manifesto dice che dovrebbe essere aperta anche di notte. Ma allora perché è tutto chiuso? Ma cosa? Luna, guarda! Oh. Ah, il tombino. Ma è Danny? Cosa? Ah, allora è così che si entra. Aspetta, quello non è Danny. Ehi Danny, a che gioco stai giocando? Io se ero in Luna lo andavo a prendere per la collottola e lo tiravo via. Diamine, è sceso giù. Oh, insomma, avevo ragione io. Sapevo che c'era qualcosa sotto. Che roba. Forza, dobbiamo seguirlo. Assolutamente sì. Entriamo. Pronti? E via. Ah, praticamente è l'entrata che prima era chiusa. Che diamine, a quanto pare non c'è. Però vedo che questo posto pullula di yokai. Ma ci siamo già stati, Luna. Sì? Of course. Agli yokai piace il rischio di notte quando non ci sono umani in giro. Ma anche quando ci stanno gli umani, tranquillo. Beh, se non è qui, deve trovarsi al centro commerciale Alba. Però è veloce. Un po' di yokai, vediamo un po'. Hanno paura di me? No, non hanno paura di me. Accidenti. Quindi sono forti. O forse sono debole io? Ciao, chiacchierenata. Bene, andiamo direttamente da Danny. Non perdiamo tempo con gli yokai. Tanto sono abbastanza forte per sconfiggere Flaudemone. Colpi nascosti. Questi qui, come ho detto, li assegno alla fine del gioco. Prima di affrontare il boss finale. O comunque sia l'ultimo capitolo, ecco. Dove ti sei cacciato, Danny? Eccoci, ci siamo.
Giochiamo, maestro. Cantaci qualcosa, maestro. Bravi miei pupilli, forza, seguitemi. È ora di cominciare la lezione. Oh, ma che? Qualcosa qui mi puzza. Chi ha chiuso le serrande? Serrande. Siamo in trappola. Arrampicati. O forse c'è il soffitto, perché non si vede. C'è uno yokai dietro questa storia, ci puoi scommettere. Il colpevole si trova nei paraggi, sicuro. Allora ci tocca cercare dappertutto. Danny, la tua sorella ti viene a prendere, quindi resta dove sei. Andiamo, Sapion. Cerchiamo indizi, guarda tutti quanti lì, bambini. Mannaggia Danny. Cerca indizi. Dunque, se non ricordo male... Ok, ci siamo, eccoci qua. Eccolo. Pupo Mimo? Non ricordo di preciso dove cercare. Però comunque sia, prima o poi lo troviamo. Dobbiamo cercare comunque sia qualche yokai che non si vede con la lente. Ma che... Mimo Mimo, che avete da guardare? Potrei farti una domanda? Potrei farti... Ah, lui mima. Che? Ti è piaciuta la mia imitazione identica a te, non trovi? L'hai detto, amico! Insomma, non è il momento di mettersi a fare imitazioni? Beh, se le imitazioni non ti garbano, forse preferirai una battaglia. Cosa? Per tutti i parsec, voglio solo farti una domanda. Cos'è un parsec? Uno yokai di cui non mi ricordo? Però... No, perché parsec... Una cosa veloce facciamo? Grazie mille, ragazzi. Bravi, così vi voglio. Scattanti, agili e potenti. Abbiamo sì il re delle polpette lì di polpo, che comunque sì è molto forte. Ok, ora mi vuoi ascoltare? Mimo, scusa, di che si tratta? Stiamo cercando il simpaticone che ha chiuso le serrande del negozio. Ah, non saprei. Ah, neanch'io saprei. Ma di certo non sono stata io. Datti una calmata, andiamo da qualche altra parte. Bene. Dunque, se non sbaglio, un altro dovrebbe stare qua su, al 100%. Ecco qua, sì. Eccolo qui. Questo, com'è che si chiama? L'ho letto già il nome, ma non mi ricordo. Senti, se non riusciamo a parlare con te prima che quello yokai ci attacchi, invece ce la facciamo. Acherrimo! Wow, pivelli! Volete farvi craccare? Nessun computer può sopravvivere alle mie doti di hacker, tremate! Usapion, chi è quello yokai estremamente sospetto? È quella canaglia di Acherrimo! Può creare qualsiasi computer del pianeta! Secondo i miei calcoli le serrande dovrebbero essere chiuse. Non capisco come voi pivelli siete riusciti a entrare. Comunque non sperate di vedere la lezione del maestro. Va bene. Vai, inizia la battaglia! Guarda, neanche ci spreco l'energy, Max, con te, non te lo meriti. Wow, ragazzi, è stata una cosa piuttosto veloce. Ma quindi quello lì esce da uno schermo? Pensavo uscisse da una specie di foto. Non l'ho mai visto di preciso. E sfera grande, ragazzi, qua stiamo raccogliendo sfere. Che poi comunque sia, serviranno nel post-game. Queste sfere le do a degli yokai che comunque sia sono di rango S e sono forti per affrontare certe sfide. Se no devo grindare ore e ore. E non c'ho tanta voglia, sinceramente. Wow, io sono il migliore, non posso farmi battere da dei pivelli. Allora sei stato tu a chiudere le serrande, eh? Lol, ovvio, hai il potere di craccare tutto all'istante. Che c'entra craccare con entrare in un server e chiudere le serrande? Che cosa stai dicendo? Well, allora aprile, senti come ti cracco io. Voi pivelli proprio non capite, eh? Nessuno può interrompere il maestro. Ma noi siamo in visita, che vuol dire? Wow, che... Mio fratello Danny è qui, quindi è una visita di famiglia. Oh, davvero? Sì, davvero. Ora potresti aprire quelle serrande, per favore? Scusa, Poppante. Tenete questa copia, pivelli. Ma così a caso ci danno le cose, ma io non lo so. Secondo me questa parte della traduzione è un po' off. Una copia di Fancy Dad, geniale! Volevo dire, apri subito quelle serrande. Non ti conviene provocare la mia ira. Va bene, pivelli, le apro. Forza, Sapion, corriamo al caffè. Galattico! Mi domando se lo yokai che ci voleva attaccare sta ancora lì. Sarebbe assurdo, oltre che fantastico. Gioca con Andrea per avere intreccio storie.
Ho detto che avrei giocato con intreccio storie. Ma non ora. Proprio non ora, ragazzi, no. Adesso proprio no, mi dispiace. Ok, salviamo. Ma giusto per sicurezza salviamo, eh. Perché io confido nei miei yokai. Avrei trovato anche Velenombra, però non so quando caricherò appunto questa cosa del fatto che ho trovato Velenombra. Perché farò dei video comunque sia sul Rare Hunt, quindi non lo so però quando, eh. Però intanto ve lo dico. Oh no, che sta succedendo qui? Danny, ma che ci fai qui? Aspetta solo che lo scopra la mamma. Ehi, sorellona, vieni a giocare. Vieni a giocare, sorellona, e i tuoi problemi spariranno. Il maestro è così gentile, ti accoglierà a braccia aperte. Danny, ma che ti è successo? È incantato? Shalala, certamente tutti possono venire a baloccarsi con me. Abbandonate i dispiaceri, seguite i miei stati senza pensieri. Dimenticate i compiti e gli altri doveri. Qui da me appartengono a ieri. Orso, che aspetti, unisciti al mio gioco eterno. Fatti sotto. Diamine Luna, qui c'è lo zampino di uno yokai. Davvero? A meno che non sono drogati. Shalala, sono Flaudemone, maestro Tozzi Sollazzo. Chi sei? Una nuova pupilla? Benvenuta alla mia scuola di svago. Grazie, ma credo che rimarrò alla scuola elementare di Valdoro. Non penso che accetterò una come risposta, diamine. Alla scuola del maestro puoi scordare i tuoi guai. Su via, non temere, senza lacrime e timori con me ti divertirai dimenticando i tuoi dolori, shalala. Ma che diamine? Controllo quei ragazzini come burattini. OMG, mi fa venire la pelle d'oca. Ascolta il tuo maestro da brava pupilla. E se ti dicessi no? Cielo, che ragazzina maleducata. I bambini cattivi che non ascoltano il maestro vanno puniti. Oh, è una voce un po' da Topolino, però. Cioè, questa battaglia non è paurosa, è divertente. Iniziamo allora. Ok, attenzione. Oh cavoli, questo mo si difende, sì. È sprecato, lo so. Beh, magari non proprio sprecato, però. Dai. Eccolo. Ehi! Accidenti! Ragazzi, che facciamo? Oh mio Dio! Ma tutti quanti incantati! Ma che è successo? Ehi, che succede qua? Oh! Ma ci picchia, non mi va! Ma che cavolo! Fermi, fermi! Oh! Ragazzi, è disastro qua. Mannaggia voi. Vabbè. No, fermati. No, fa troppi danni. No, ragazzi, ma che cosa fa? Ma perché mi ha aumentato il range? Prima non era così aumentato. Non posso... No, ma dai! Ma perché ha aumentato all'improvviso? Ah, cavolo, è vero! E me l'incanta pure. Ci picchia. Fermi. Allora. Vabbè, allora, voi proprio... Dai, però.
va bene, tranquilli. Niente ragazzi, qua ci vuole usare proprio Pippo, eh. Vediamo un po', no, vediamo un po' cosa posso usare. Medicina potente? Usiamo medicina amara intanto, va sulle a fuoco. Beh, però se questi e questi attaccano ad aria io non ci posso fare niente. Dai. Grande Pichihippo. Vai Sobran, lama mangia fuoco. Ballo del burattino? Cioè mi sposta dove vuole lui, mi sposta? Ah, non ho... Ah, medicina amara, ciò? Va bene. E si ricarica con quelle cose lì. No, ho sbagliato, accidenti, devo fare il giro di... Mamma mia, che tonto! Aspetta. Carichiamo questi qua dietro. Dai, su. Eccolo. Dopo un inizio un po' incerto, però ragazzi, insomma, stiamo recuperando terreno. Certo, se evitasse di incantarmi tutti e tre alla volta, e se loro evitassero di colpirsi da soli. Proprio sull'ultimo doveva essere. Dai, manca lui, ok. Dai. Perfetto, perfetto. Ok, vediamo un po' come stiamo messi. No, Energy Max sta bene, non serve. Fai del tuo meglio, grazie. Non ti preoccupare. Dai, Sobran, è carico anche Sobran. Non ti preoccupare, ma ci spostiamo. È pronto? Bene. Allora è fatta, ragazzi. Ah, niente, senza Energy Max. Ottimo, anche se era carico, va bene. È andata. Alla fine non è stato per così difficile. Pensavo peggio. Oh, però. Beh, però se stavo a livelli un pochino più alti, almeno 2-3 livelli superiori a quelli che avevo prima, era meglio. Shalolo, che forza incredibile, che fortuna averti incontrata. Di te farò una mia alleata. Beh, anche gli insegnanti certe volte non imparano la lezione. Ragazzi, come siete finiti qui? Ahimè, questi poveri topini erano tutti così tristi. Volevano solo giocare, ma erano costretti a fare i compiti e faccende di casa. Pensa che destino crudele, così ho deciso di salvarli. Li hai salvati? Da cosa? Dei loro compiti e roba simile? Credimi, sarebbe un sogno non dover fare un piffero tutto il giorno. Guarderai le sue orbelle 24 ore su 24. E userò la mia paghetta per comprare l'intera collezione di funghetto frugoletto. Funghetto frugoletto. Ma nonostante questa possa sembrare una vita perfetta, parla per te. Finirei per diventare una meba col cervello in pappa. No, non è vero. Shalala. Che c'è da ridere, dico sul serio. Beh, è un punto di vista valido. Shalala. Suppongo che l'insegnante debba educare i suoi pupilli a sfidare il mondo. Direi che questa lezione e questa scuola possono giungere al termine. Direi proprio di sì. Fanciulli, è ora di tornare a casa. Shalala.
Mi stai incantando per farmi tornare a casa. Però non è un po' tardi? Nostra madre sta ancora schiacciando il pisolino? Uno dei suoi vari pisolini, ha detto Luna. Smettila. Cercatemi ogni volta che avrete bisogno di un maestro. Sarà vostro amico per sempre, mio amati topini. Io passo. Anche perché non si può fare amico comunque sia. Right, direi che il caso è chiuso. Ottimo, attenzione, che paura. Mamma? Pronto? Luna, dove caspita sei? Scusa, mamma. Danny è con te? Sì, Danny è qui con me, stiamo tornando a casa. Bene, fate in fretta, vengo a prendervi a metà strada. Sì, mamma. A metà strada lei ci aspetterà sicuramente lì sulla porta, sul varco della porta, per sculacciarci male. E questo dorme, e chi lo prende, mo? Right, si è addormentato. Mi tocca portarlo sulle spalle, insomma. Ti tocca, Luna. Oh, a meno, insomma. Ok, andiamo all'agenzia investigatore del mistero. Sono curioso di scoprire che ci aspetta. Stai uscendo di nuovo, sorellona? Sì, che c'è di strano? E si azzarda a dirlo alla mamma. Allora, dopo. Meno male. Tutto qua? Ma non perdiamo tempo, ci sono misteri da risolvere. Galattico! Ho fatto questo sogno ieri notte. Nel sogno mi salvavi da un mostro. Quindi, grazie sorellona, sei stata fortissima. Continua, meno male che continua. Bene, vediamo che ci aspetta. Adoro il film! E quando dico film, intendo quelli con i mostri al cinema! Bestie gigantesche che creano scompiglio sul grande schermo! Spaventosi ruggiti che fanno tremare l'intero cinema! Altro che televisione, questa è tutta un'altra cosa! Oh, Quasar! Ci sono mostri a Baldoro! Aiuto! Help me! Sì, certo! Hai visto troppi film di mostri? Non ci credo! Davvero! Davvero, davvero! Sì. Capitolo 5! Leo Kong S contro Trizilla! La Terra chiama! Noi rispondiamo! È certo! Il prossimo capitolo, oh mio Dio, che sarà! Che sarà il prossimo capitolo? Però prima di affrontare questo prossimo capitolo ci sarà da finire il capitolo con Andrea in America e non ricordo, dovremmo affrontare Ingianeno se non sbaglio a questo punto della storia. E non è che sia chissà quanto forte, però può essere fastidioso. Ad ogni modo, Kuj, domani continueremo la storia con Andrea, vedremo quali sfide ha da affrontare. Dovremmo costruire la zattera, quindi andare alla base segreta di Wyatt che si trova in riva al fiume. E inizieremo comunque sia a cercare i pezzi per la zattera, poi incontreremo anche vari nuovi nemici. Questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!